Con orgoglio apriamo la quarta edizione del Festival del Libro del Comune di Pentone. Questa manifestazione è inserita all'interno del calendario estivo organizzato dall'amministrazione comunale in collaborazione con le parrocchie, con gruppi di giovani e meno giovani, con le associazioni del territorio e non solo. La manifestazione in particolare è patrocinata dalla Regione Calabria e vedrà sulla piazzetta di Sant'Elia nella prima serata importanti scrittori ed artisti e professionisti calabresi quali l'avvocato Antonio Ludovico, Marisa Provenzano, Daniela Rabia, la dolce Adele Fulciniti, Massimiliano Nespola. Nella seconda serata a Pentone, che si terrà lunedì prossimo alle ore 21, ci sarà la partecipazione straordinaria di due importanti personaggi, il procuratore della Repubblica Nicola Gratteri e il giudice Erminio Amelio, nonché il giovane Vittorio Pugliese e l'ingegnere Francesco Lucà di Reggio Calabria. Riteniamo come amministrazione comunale che sia doveroso offrire ai nostri concittadini delle opportunità. E quindi noi, con l'aiuto degli uffici, dei tecnici, dei fonici, dei grafici, davvero un sacco di persone che lavora dietro le quinte da mesi, per non dire da anni, riusciamo ad offrire un momento di leggerezza, però all'interno di uno scenario altamente culturale e circondato da professionisti che intendono darci una mano per migliorare il territorio. Allora, è patrocinata dalla Regione Calabria e si avvale della collaborazione, spesso gratuita, di giovani anche pentonesi quali Mietta Capicotto, la Irene Amoroso e davvero anche parte dell'amministrazione comunale che ci aiuta incessantemente e tenacemente perché crede nello sviluppo di questo territorio. L'Avis Comunale di Pentone, che è particolarmente attiva nelle iniziative e che ringraziamo per la vicinanza alla parrocchia di Sant'Elia e la parrocchia di Pentone, che con il gruppo di donne, i loro gruppi di donne particolarmente operativi, credono nello sviluppo del territorio e giornalmente lavorano per promuoverlo. Un team di ragazzi, collaboratori, operari, uffici siamo riusciti a mettere in piedi. Ringraziamo con un caloroso applauso davvero questi autori, scrittori e professionisti che ci onorano della loro presenza, che peraltro erano in vacanza, che questa sera onorano la nostra bella piazza Santa Maria Assunta di Sant'Elia per la quarta edizione del Festival del Libro. E quindi Marisa Provenzano, l'avvocato Antonio Ludovico, Massimiliano Nespola e la professoressa Adele Fulcini. Michele Merante, sindaco di Pentone, questa quarta edizione del Festival del Libro è un traguardo molto importante. Cosa ci vuol dire? Diciamo che la continuità in politica è fondamentale. Noi stiamo riuscendo a realizzarla perché dare seguito a questa iniziativa non è sempre facile. Dalle nostre parti si dice che la cultura non dia da mangiare. Io penso che cosa potremmo fare se non ci fosse. Quale mangiare potremmo avere? Invece bisognerebbe partire da questo e da elementi di riflessione a cui tutti, diciamo in qualche modo, che tutti dovremmo dedicare per cercare di capire che il buon senso deve prevalere nelle azioni quotidiane. Siamo paesi che hanno difficoltà enormi, le hanno le grandi città, immaginatevi dei paesi di periferia come il nostro, sebbene a pochi chilometri dalla città capoluogo, dove ci sono dei disagi sociali notevoli, dove un comune o un sindaco può fare ben poco rispetto a delle situazioni veramente precarie. Però la cultura servirebbe per far ragionare le persone di buon senso e unirle. Non le vedo qui stasera, le vedo molto chiacchierare spesso sui social network, criticare, mai proporre in modo positivo. Invece sarebbe un'occasione importante per queste persone che spesso si evidenziano e facendo vedere le criticità, mostrare il loro lato migliore, quello della ragionevolezza e dell'utilizzo della mente, che è la cosa fondamentale. Nelle idee dell'amministrazione c'è la volontà di continuare con questo Festival del Libro e programmare una quinta, una sesta edizione e quant'altro?
Ma io, noi, come sai, insomma, i nostri sono mandati che durano 5 anni e potranno essere prorogati, vediamo. Mi auguro che questa iniziativa possa avere un seguito, perché la cultura, diciamo, è alla base di tutto, come avevo già detto prima, quindi non vedo perché qualcuno non dovrebbe proseguire. Penso che però anche in passato il precedente assessore alla cultura qualche iniziativa di questo tipo con la precedente amministrazione l'ha anche fatta, a dire il vero. Sono momenti di incontro importanti, momenti in cui ci si confronta, ci si scambia delle idee. Quando si hanno, perché una delle cose importanti sono anche, diciamo, le idee sono alla base di tutto, se non si hanno non credo che ci siano condizioni di sviluppo possibili per le comunità, immaginiamoci per una piccola come la nostra. Quali emozioni per un sindaco vedere un 3 agosto, contestualmente a tante altre manifestazioni in giro, una piazza così gremita di gente? Beh, diciamo che è importante, poi il nostro attuale vice sindaco Giuditta Mattacci è una che ci mette molto impegno, cura molto i particolari, stressa un po' tutti, ma è proprio alla base di questo lo stress, perché ci tiene molto a questa iniziativa. Lei pensa che attraverso questa iniziativa si possono fare delle opere di sensibilizzazione importanti, soprattutto conoscere queste straordinarie persone, questi straordinari scrittori che questa sera ci onorano in questa bellissima piazza di Santeria di Pentone. Il consigliere regionale Mario Magno qui alla quarta edizione del Festival del Libro a Pentone. Questo festival si fregia del patrocinio gratuito della regione. Cosa pensa che si debba dire in questi festival? Cosa deve emergere da queste piazze? Ma intanto ritengo che questa è una manifestazione che già inizia ad avere un percorso abbastanza rilevante, il fatto che è arrivata già alla quarta edizione e che si sono susseguite una serie di scrittori e personaggi della cultura all'interno di questa manifestazione, vuol dire che è comunque una manifestazione che richiama, oltre che le persone, richiama anche coloro che vogliono comunque comprendere quelli che sono i problemi della società e attraverso i libri anche come vengono narrati questi problemi, ma nello stesso tempo si dà la possibilità agli scrittori di poter avere una platea che non è solo quella che partecipa alla manifestazione, ma anche attraverso quella che è l'informazione, e consentire agli stessi di poter comunque propagandare i propri libri, ma nello stesso tempo anche specificare meglio quali sono i contenuti e cosa li ha portato a scrivere determinati argomenti. La Regione sostiene queste manifestazioni, ma il merito principale è del Comune, in modo particolare dell'assessore Giuditta Mattacci, che ci consente ogni anno di poterci e gustare quello che lei ci offre, e ci offre tantissimo, sia qui in questa frazione, ma anche nel comune di Pentone, nel centro urbano, vengono create tutta una serie di occasioni che consentono anche ai cittadini di poter assaporare la cultura, che poi la cultura vuol dire evolversi, vuol dire anche creare il presupposto per far crescere la città, ma principalmente anche per essere punto di riferimento di tanti giovani che alcune volte trascurano questo aspetto, ma invece diventa, come sappiamo, un aspetto importantissimo anche per valorizzare i nostri territori. Io ho letto attentamente i loro libri e mi è piaciuto poter legare dei messaggi apparentemente scissi l'uno dall'altro, i contesti territoriali, partendo da quella che è la sua città, Catanzaro. La ringrazio per la sua presenza questa sera qua. Marisa, vi dico semplicemente qualche dato, perché altrimenti staremmo tutta la serata a parlare della biografia di Marisa. Tra le protagoniste della quarta edizione del Festival del Libro a Sant'Elia di Pentone, la scrittrice Marisa Provenzano, con la sua ultima fatica letteraria, Fatto destino, la vita è un'opera d'arte. Sì, è un'opera particolarmente travagliata, perché ha un tempo di scrittura lungo, ha avuto un tempo di scrittura lungo, ma al di là di tutto è una storia di dolore, di sofferenza, ma c'è anche tutta una serie di interrogativi, ci sono anche degli interrogativi sulla vita, sulla morte, su come in fondo decidere e scegliere, avere speranza e riscattarsi dalla sofferenza, e in fondo poi al di là degli spunti filosofici che si trovano nel libro, è comunque la mia filosofia di vita. La felicità è possibile e io ne sono pienamente certa. Marisa Provenzano, come si fa a trasformare la concatenazione degli eventi in un'opera d'arte?
Ma se tu ti riferisci al libro, grazie per averlo definito un'opera d'arte. Se ti riferisci invece alla vita, io penso che ogni vita, qualunque vita, possa essere un'opera d'arte, perché la concatenazione degli eventi e delle situazioni, sia tristi che felici, hanno diciamo come unico protagonista chi la vive, e chi la vive questa vita la può realmente, attraverso quello che dice il libro, con una pennellata scura o chiaroscura o pienamente colorata, rendere un'opera d'arte. Quali le emozioni per essere protagoniste in questa quarta edizione del Festival del Libro? Ma è un'emozione grande, infatti io ringrazio l'amministrazione di Pentonia e Giuditta, che ha avuto la gentilezza e la cortesia di accettare la mia candidatura, diciamo, in questa kermesse, che ritengo essere una cosa bellissima, perché io amo la mia terra, amo Catanzaro e tutto l'Interland catanzarese, e penso che se non cavalchiamo la tigre della cultura non andremo da nessuna parte. Questo libro nasce da una storia vera, in un momento bellissimo di poesia, sotto una quercia. Un'amica conosciuta in quell'occasione, e in quella mezz'ora di attesa, ognuno di noi due della partenza per rientrare ognuna nella propria regione, ci siamo raccontati la vita. Bene. Silenzio bambini, papà deve riposare. Questa era la frase che ci accoglieva all'uscita della scuola o a sera prima di andare a letto. Silenzio era la parola che mi avrebbe accompagnato per molti anni, anche se spesso c'erano momenti in cui avrei voluto urlare, piangere a singhiozzi o ridere a squarciagola. Mietta Capicotto è la voce narrante di questa serata, quindi ci farà ascoltare i brani dei testi dei nostri autori. Sì, per me è stato un onore stare qui stasera, infatti ringrazio l'amministrazione comunale per avermi dato questa opportunità. Che emozioni ci sono nell'interpretare i brani di altri autori? È un'emozione grande, perché leggendo i libri tu comunque provi l'emozione che ha provato l'autore nello scriverlo, quindi è molto, molto intenso, devo dire. Cosa resterà dentro il tuo cuore di questa serata? Aver conosciuto persone eccezionali come voi che lavorano nel mondo della scrittura, perché un mio sogno nel cassetto, appunto, un domani sarà scrivere un libro, quindi è stato un piacere per me collaborare con voi. Cosa intravediamo dalla tua porta socchiusa? Che cosa intravediamo? Intravediamo secondo me la vita. Io ho voluto descrivere la vita in queste mie pagine sofferte sicuramente, questo è il mio quarto libro. Mi ero occupato nel mio terzo libro, come Daniela certamente sa, di musica rock, che è la mia vera passione, però ho voluto rispolverare questo libro, che cronologicamente in realtà è il mio primo libro, perché l'ho tirato fuori dal cassetto, l'ho un po' aggiustato, ho inserito alcune parti nuove e poi l'ho dato subito all'editore. E sono stato fortunato perché in una settimana mi è stato subito pubblicato. Questo secondo me è un libro poco corretto, un libro veramente scorretto, perché ho voluto parlare di dolore, però ho voluto parlare di dolore veramente il protagonista di questo libro, però viene visto non dalla parte di colui che prova il dolore in prima persona, ma dalla parte di un padre che non riesce proprio a capacitarsi per la malattia irreversibile, appunto, di un figlio minore. Credo che ci sia anche un legame con il libro che hai presentato qualche minuto fa con quella di Marisa Provenzano, perché anche lei penso che nel suo volume abbia parlato proprio di dolore. Ho voluto parlare, dicevo prima, un volume secondo me scorretto, perché la decisione, poi chiaramente la farò scoprire al lettore, è una decisione che pagina dopo pagina in un certo senso può anche sconvolgere, però questo chiaramente lo farò scoprire al lettore. Grazie. Un epigrafe importante. Lasciamo il tempo degli applausi, perché i nostri autori se li meritano tutti, anche perché li vedo abbastanza sereni, distesi, ed è questo l'atteggiamento migliore per presentare i libri, perché voglio ricordare che al di là di essere un momento solenne, un momento importante, io credo che bisogna alzarsi da qua con delle idee, sicuramente con dei pensieri, con degli scambi di opinioni, ma divertirsi, perché siamo in piena estate e credo che sia bello anche divertirsi con la cultura. Dicevo, un epigrafe importante. Antonio Gita e Milcioran, un libro deve frugare nelle ferite, anzi deve provocarle, un libro deve essere un pericolo.
In che termini il tuo libro può provocare una ferita, ma io credo, diversamente da Gioran, che un libro debba riuscire a ricucire le ferite, quindi come può provocarle e come può ricucirle? Io sono assolutamente convinto che un libro comunque debba lasciare qualcosa, anche di negativo, però debba lasciare qualcosa. Se lo scrittore, voglio dire, ha lasciato qualcosa, ripeto, anche di amaro, nel lettore secondo me ha colto nel segno. Questo è un libro che sicuramente parla di dolore, che io tra l'altro ho voluto alleggerire, parlando anche di canzoni, di momenti più o meno ludici, da parte del protagonista che è un magistrato che è stato trasferito nella nostra città, Catanzaro, che è una serie molto importante, dove addirittura il papà, di fronte, quasi alla sofferenza di un figlio che è stato appunto trasferito a Catanzaro, dice: no, ma guarda che a Catanzaro si è celebrato negli anni 70 probabilmente il processo più importante di tutta l'Italia, il processo di Piazza Fontana. Quindi comunque è una serie prestigiosa, devi andare veramente con piacere, perché Catanzaro è una bella città. Quindi è un libro che, ripeto, parla di dolore, però ci sono tantissimi momenti in cui questo dolore viene certamente alleggerito da altre situazioni. Avrei voluto regalarti un cesto ricolmo di speranze, segno distintivo di una perseveranza che avresti conservato per sempre. Una motocicletta per correre in compagnia del vento, una chitarra per inventare melodie, un pallone per sfogare tutta la tua rabbia, una biblioteca per imparare a stare da solo, un paio di occhiali scuri per non lasciarti abbagliare dalle sciocche illusioni, dei tappi per le orecchie per evitare di ascoltare inutili rumori di sottofondo, la discografia completa dei Beatles per capire perché erano più popolari di Gesù Cristo. Massimiliano è anche lui a suo modo eclettico, perché è giornalista pubblicista, è laureato in editoria, comunicazione multimediale e giornalismo, appassionato di fotografia. E la cosa che mi piace segnalare è che ha vinto nel 2011 il premio per il giornalismo del Parlamento Europeo sezione web. Quindi un autore giovanissimo che si cimenta nella scrittura sia dal lato giornalistico che dal lato propriamente di scrittore con questo suo romanzo, cosa che non è semplicissima, perché lo stile giornalistico non collima con quello degli scrittori, anzi alle volte se da scrittore scrivi su un giornale ti accusano di scrivere letterariamente, da giornalista se scrivi un romanzo ti accusano di avere uno stile un po' troppo da giornalista. Un altro dei grandi protagonisti di questo Festival del Libro qui a Pentone, quarta edizione, è Massimiliano Nespola con Badolato Dublino, La Rosa dei Venti. Sì, grazie, buonasera. Che dire, vado a braccio, insomma. Grazie innanzitutto alla vice sindaco Giuditta Mattace per questo invito e per questa bellissima opportunità. Il mio libro è nato appunto come a molto di queste serate, perché proprio il pezzo che abbiamo scelto di presentare, visto che ci sarà la lettura, potrebbe ricordare proprio un'atmosfera come quella di questa sera, una sera di piazza, una festa, persone del posto e un'apparizione. Ora non posso aggiungere altri particolari, però adesso con la lettura ci sarà modo di approfondirlo, appunto perché Badolato Dublino è un percorso che, partendo da un paese, da Badolato, poi va in giro per il mondo, va in giro per l'Europa, quindi è un itinerario. E proprio per questo motivo è molto importante avere un punto di partenza o anche un nodo di passaggio, come può essere questa sera a Sant'Elia. Grazie mille. La presentazione, ti ringrazio anche per le parole e gli spunti che hai utilizzato, anche perché rispetto al lavoro fatto finora piace molto la tua lettura, che trasmette davvero qualcosa di nuovo anche per me, no? Come diceva Marisa, il libro parte dalla mente, dalle mani, dal cuore dello scrittore e poi comincia un viaggio che è sempre un viaggio imprecisato. Volevo risponderti, allora, la domanda è il viaggio, quindi praticamente. Il viaggio nasce anzitutto per quanto riguarda il mio percorso. È inevitabile dire che in un libro, anche soprattutto in questo caso un esordio come nel mio caso, ci sono sempre degli elementi autobiografici che poi si elaborano, si portano, ecco, nel mondo della fantasia. L'incontro con la contessa avvenne inaspettatamente. Mino e Arianna stavano scattando delle foto e riprendendo delle scene della gente in preghiera. L'apparizione di Donna Maria movimentò il paese. Dopo molte abbracci e baci, Donna Maria si diresse verso il centro. Oriana la seguì.
alla vista del volto fine della giornalista, si soffermò su di lei. Si guardarono da lontano e ad entrambe sembrò di essersi già vista altrove. «Permette, donna Maria?» chiese Oriana avvicinandosi. «Sì, di grazia, ma lei chi è?» rispose donna Maria. «Sono una sua ammiratrice. Ammiro il contegno con cui sta affrontando le sue vicissitudini recenti». Adele è un'altra donna che non ha assolutamente bisogno di presentazioni. Immagini, Adele, di avere davanti nel nostro pubblico qualche bambino, che poi qualche bambino ce l'abbiamo anche alle spalle. Spiegare chi è Zeffirelli ai bambini non è cosa semplice. Chi è questo cultore dell'amore Franco Zeffirelli, che tu hai avuto l'onore di conoscere approfonditamente, è un tuo maestro di vita, è un tuo faro di vita, è una persona che ti riempie il cuore e l'anima. Bellissimo, è facilissimo spiegare chi è Zeffirelli, perché Zeffirelli è uno che va controcorrente. Adele Fulciniti è una delle grandi protagoniste di questa quarta edizione del Festival del Libro a Sant'Elia di Pentone. La sua opera Zeffirelli, una Ida tra microcosmo e macrocosmo, scritta a quattro mani con Brunella Perri. E questa Aida ci è stata suggerita, a me e alla mia amica pianista Brunella Perri, dalla grandezza e la genialità del maestro, che è riuscito a trasferire due delle 100 edizioni di Aida, che lo hanno visto protagonista su tutti i palcoscenici italiani ed esteri, in un minuscolo teatro, quello di Busseto, il famoso teatro di Giuseppe Verdi, il Teatro del Cigno, che ha delle dimensioni ridotte a 7,20 m per 12,20 m, e poi invece a distanza di 2 anni riportare questa Aida, dilatandone le proporzioni, sul mastodontico Teatro dell'Arena, che ha 64 metri di diametro, essendo un anfiteatro romano con un palcoscenico semicircolare. E lì ha dimostrato tutta la sua abilità e tutta la sua maestria. Cosa significa essere in questo palco a Sant'Elia di Pentone per veicolare un messaggio importante quale quello del libro? E per me è magico questa sera essere qui a Sant'Elia di Pentone. È suggestivo prima di tutto perché siamo di fronte alle foreste, che io amo incommensurabilmente, e le foreste sono sempre profondo segno di grandi ispirazioni e di grande magia, anche se ce lo dimentichiamo. E poi perché siamo tra grandi amici, Daniela Rabia qui presente è la factotum di questa serata, che è appunto la nostra grande Giuditta Mattace. Quindi mi sento a casa, mi sento in famiglia, anche gli altri autori di altri volumi sono grandi amici, e quindi ci sentiamo in un mondo, per così dire, ovattato e accogliente. Sovrastando la scena, qui lo metto dagli occhi inquieti e fuggiaschi. Credo che sia il punto di partenza per riscoprire un po' l'uomo e il valore importante che ha in sé. Quindi vi ringrazio per questo, perché voi siete la diffusione veramente dell'umanità. La politica non lo è, io non sono un politico. Ringrazio naturalmente Magno, che è qui, che sei qui perché anche lui ha una sensibilità. Poi i politici frequentano soprattutto i piccoli posti, perché insegnano che la statistica è fatta di piccoli numeri, non di grandi numeri. È la somma di piccoli numeri che fa i grandi numeri. Io vi ringrazio veramente per questa serata, noi ne avremo una altrettanto importante lunedì, perché c'è un'altra persona che soprattutto combatte per difendere gli uomini, la legge, e soprattutto per creare una cultura diversa nella nostra Calabria, che è il nostro procuratore Nicola Gratteri. Quindi insieme a lui voi rappresentate le serate più importanti per quello che mi riguarda, per l'intera stagione estiva, anche se il popolo spesso preferisce i cavalli. Grazie. Grazie al sindaco Michele Mirante. Io non so se avete avuto modo di vedere i suoi occhi mentre parlava, più che la bellezza delle parole veramente indiscutibilmente belle, le emozioni che sono veramente trasparse dagli occhi, perché è una persona di grande sensibilità, e la sua sensibilità è testimoniata proprio da organizzazioni di eventi come questi, che sicuramente richiedono notevole impegno, anche se ben coadiuvato da Giuditta Mattace, da Francesco Amoroso, che ringraziamo, e da tutta l'amministrazione ovviamente. Stai per cominciare a leggere il libro
Se una notte d'inverno un viaggiatore, di Italo Calvino. Rilassati, raccogliti, allontana da te ogni altro pensiero, lascia che il mondo che ti circonda sfumi nell'indefinito. La porta è meglio chiuderla. Di là c'è sempre la televisione accesa. E poi l'altra nota positiva è quello che la vita in questo punto bisogna affrontarla con entusiasmo. Io faccio qui a Santeria, faccio il trekking con un comitato di operatori che insieme in un certo momento vogliamo conoscere la natura. Santeria per me è un luogo della memoria. A Santeria è nato mio padre. A Santeria, anzi a Galamione, è nato mio nonno, cittadino italoamericano. Si chiamava John Caccia. E il leggere era una, diciamo, una facoltà di pochi. C'erano i cantastorie, c'erano le persone che giravano di posto in posto e raccontavano i libri di cui erano venuti in possesso. Attualmente in varie parti del mondo questa abitudine ha incominciato ad essere ripresa. Allora, partiamo da Antonio Ludovico, che è uno storico, diciamo, storico scrittore e che ha partecipato spesso al nostro festival. Ad Antonio Ludovico per la sensibilità e l'impegno sociale profuso con il suo libro La porta socchiusa, Dipentore, 3 agosto 2017, chiaramente Festival del Libro. Grazie per averci scelto rispetto alla movida catanzarese. Alla vulcanica Marisa Provenzano, ti siamo grati per averci donato il tuo tempo e talento. Sei una preziosa risorsa che contribuisce a far fiorire la nostra comunità. Un sentito ringraziamento per la tua vigilanza, l'amministrazione comune. Grazie di cuore per la tua presenza nella nostra comunità. Firmato l'amministrazione comunale, Sant'Elia di Pentone, ricordaci nel cuore, 3 agosto 2017, Festival del Libro. Alla poliedrica Daniela Rabbia, con particolare stima da parte della nostra comunità per aver contribuito alla sua crescita. Particolare ringraziamento per la tua sensibilità e la cultura che ci doni. Daniela è oramai una di famiglia, persona alla quale gli vogliamo bene. È un modo, un piccolo modo per, insomma, essere grati. Consegnerò la targa a Massimiliano Nespolo. Un sentito ringraziamento per la vicinanza al nostro territorio e per il contributo offerto per il miglioramento della nostra società, l'amministrazione comunale. E allora abbiamo terminato questa prima giornata, ci si vede a Dio piacendo lunedì 7 agosto alle ore 21 in quello che noi chiamiamo il capoluogo. Grazie a tutti e speriamo che vi ricordiate con piacere e leggerezza, come ha detto la Daniela, di questa serata. Grazie a tutti voi e speriamo che vi siano piaciuti, perché noi ci mettiamo impegno per farvi piacere. Lunedì 7 agosto, corrente anno, ore 21, Pentone. Con tanti ospiti, Gratteri, Amelio, Vittorio Pugliese, un ragazzo di Catanzaro, e l'ingegnere Luca Di Reggio. Grazie a tutti.